nella nuova cucina di Vigo Gluten Free. Sorpresona oggi, strudel per tutti, quello classico con le mele dentro e un sacco di altre cose. Approfittiamo per fare insieme la pasta sfoglia. Chi ha voglia, chi non ha voglia, la può tranquillamente srotolare. Ci vediamo dopo, seguite tutti i consigli e poi facciamo altre chiacchiere. Attivate la campanella. Sì, sì, è proprio lui, buonissimo. Ciao, a dopo! Iniziamo con la pasta sfoglia. Prendo il mio mix, questo è un mix per pane. Aggiungo subito il sale. Su cucina24ore.it trovate tutte le dosi. Vado a inserire dei pezzetti, dei tocchetti, non troppo grandi. Finito. Montagnona di burro, andiamola a lavorare con la forchetta. Ah, se non avete la planetaria e non volete fare questa operazione a mano, potete tranquillamente usare un blender che andate con le mani a schiacciare. Cioè, io faccio così, pizzico e vado a lavorare velocemente. Direi che ci siamo. A questo punto possiamo aggiungere l'acqua, acqua fredda. Faccio una piccola fontana e vado ad aggiungere. Quando avete questo risultato tutto completamente granuloso, ma la farina intorno è ben raccolta, potete lavorare con le mani. Faccio dei piccoli movimenti per compattare questa nostra pasta sfoglia, raccogliendo un po' tutto quello che si va sperdendo in giro per la spianatoia. A mano che lavorate vi si riappiccicherà di nuovo sul fondo. Aiutatevi con la farina di riso oppure con la spatola. Avete finito quando è tutto compatto, ripeto, non omogeneo, ancora freddo e comunque morbido. Andiamo a preparare tutto quello che ci servirà da mettere nelle nostre mele. I biscotti. In casa chiaramente i biscotti non si mangiano. Però si mangiano i biscotti del zucco. Si mangiano i biscotti fatti in casa, perché mica sono stessi. E dove li possono trovare questi biscotti dentro? Sul canale nostro. Oppure se alzi la manina sinistra, proprio qui. Qui? Questa è la sinistra? Sì. Ok. Poi, altra cosa da preparare, le noci. Ci sono i pinoli nella ricetta originale dello strudel? No, l'ho pesate! Tritate in allegria, senza pensieri, oppure se preferite mettete pinoli, ma vi dirò, io ci vedo bene pure i fichi secchi qui dentro. Togliamo la buccia alle mele. Io le taglio in questo modo, prima a spicchi in due o tre, a seconda della grandezza della mela, e poi faccio dei tocchetti di queste dimensioni. Mele tagliate a tocchetti. Primissima cosa da fare è mettere il limone, così non anneriscono. Però siccome vorrei mettere anche la buccia, prima estraggo la buccia del limone, poi lo taglio e ne metto metà succo, cioè il succo di metà limone. Vado a mischiare. Dopodiché aggiungo tutti gli altri ingredienti. Per quanto riguarda l'uvetta, io la metto così, chiaramente a gusti. Metto anche le noci, l'estratto di vaniglia, lo zucchero, rum e cannella. Non può mancare la cannella. Perdete un po' di tempo a mescolare. A questo punto prendete quei biscotti che avete triturato e mettetene una metà.
togliamo la nostra pasta sfoglia dal frigorifero per stenderla. Prendiamo un foglio di carta forno, andiamo a lavorare la nostra pasta sfoglia. Ci vorrà un po' di pazienza perché è dura. Se è dura come la mia, basta fare questo movimento con una pressione bella decisa. Io spiano la sfoglia in entrambe le direzioni, quindi in orizzontale e in verticale. Passo il bordo della mano in modo da appiattire. Vado col mattarello dall'altro lato e allargo. La pressione non deve essere mai esagerata. Direi che ci siamo. Ora dobbiamo fare le pieghe come se fosse una pasta sfoglia con glutine. Quello che vogliamo è avere una lavorazione che coniughi la semplicità nell'impasto con un risultato soddisfacente. Se andate a vedere la ricetta delle pizzette rosse oppure delle pizzette farcite che abbiamo visto, vedrete che la sfoglia comunque si gonfia in cottura e riuscite comunque a distinguere i vari strati. Andiamo a piegare in tre. Cerchiamo di mantenere la larghezza che avevamo prima. Vedrete che a mano che farete queste lavorazioni di pieghe, il rettangolo sarà più regolare, anche più bello da vedere se vogliamo. La misura minima che dovete raggiungere per questo rettangolo ogni volta che voi andate a stendere è una ventina di centimetri di base per minimo 40 centimetri di altezza. Andiamo di nuovo a piegare, sempre in tre, e otteniamo questo rettangolo. In questo modo la lasciamo riposare una ventina di minuti in frigo per ridargli un'altra botta di freddo. E adesso la riprendiamo, è fredda. Raggiungete la misura che ci serve in orizzontale e in verticale. Andiamo a piegare di nuovo. La giriamo con il lato aperto verso destra e andiamo di nuovo a stendere. Possiamo fare l'ultima piega, che questa volta sarà in quattro. Arrivate con la prima piega fino alla metà che vi siete immaginati, stessa cosa il secondo lembo e poi andiamo a sovrapporre. Questo è il panetto freddo freddo, non tenetelo tra le mani altrimenti si scalda di nuovo. E guardate che cosa abbiamo qua, una bella pasta sfoglia pronta che potete tranquillamente arrotolare in questo modo e mettere in congelatore o in frigo. Invece di andare al supermercato a prendere il rotolone, ce l'avete fatto in casa, che è molto molto più buono. Andiamo a mettere i nostri biscotti. Una volta fatta una bella striscia, mettetela anche fino alla fine, possiamo andare finalmente a rovesciare il nostro ripieno. Io ho già acceso il forno. Andiamo a chiudere. Aiutatevi con la carta forno e chiudete un lembo. Pigiamo sull'estremità,
poco zucchero di canna sopra. Facciamo qualche buchetto con la forchetta e poi con un coltello affilato andiamo ad incidere leggerissimamente, senza minimamente arrivare al ripieno. Andiamo ad infornare. Timer 30 minuti. Ingredienti per la pasta sfoglia: mix di farine senza glutine, burro, acqua, sale, farina di riso. Ingredienti per il ripieno: mele, uvetta, limone, biscotti, estratto di vaniglia, noci o pinoli, rum, cannella, uovo, zucchero. Dovreste sentire il sapore che lascia in bocca questo strudel. La pasta sfoglia non ha nulla a che vedere con quella che avete provato fino adesso, perché ragazzi, le cose fatte in casa sono più buone. Se seguite tutti i consigli, guardate quanto è facile farla. Non serve il panetto di burro, non serve una grande manualità, soltanto tanta pazienza. Io sto parlando. No, ma hai detto dovreste sentire il sapore che lascia in bocca. E io vengo a sentirlo. Il problema c'è. Tu chiedi, io faccio. Mi sacrifico per voi, ragazzi. La pasta sfoglia si dora perfettamente, diventa croccante fuori, il ripieno è paradisiaco perché c'è di tutto ed è buonissimo, potete personalizzarla come volete voi e poi volete mettere una pasta sfoglia fatta in casa, ci potete fare di tutto, pizzette, pizze salate, aperitivi, dolci, cornetti al volo, insomma è veramente una svolta, provatela e ditemi. Prova e dimmi. È buonissimo, sa le sfogliatelle. Esatto. È identica. Lascia il sapore buono è un sapore buono, come non lo so spiegare, è buonissimo. Io ho visto una cosa del genere al negozio fatto con la pasta sfoglia. Costava uno stipendio. Ma se ho problemi a fare la pasta sfoglia, te lo posso chiedere a te? Ecco, noi abbiamo in realtà girato un video molto molto lungo su questa pasta sfoglia che troverete sui nostri corsi di Doceti, quindi se volete... Un attimo solo, quando fai la marchetta io vado via, ciao! Non è una marchetta, è una comunicazione di pubblica utilità. C'è qualcuno che vorrebbe una bella spiegazione lunga e noi ve la diamo. Vi aspettiamo anche sul nostro gruppo Telegram, quasi 600 anime disperate che si danno una mano, che e si sostengono. Non viene nessuno, disperate, ma dai! Chi c'è mi può capire. Ma parte malissimo le cose! A parte gli scherzi, ci si confronta su tante cose da fare, ci sono dei papà bravissimi che cucinano, ci sono dei papà che semplicemente ascoltano, ci sono grandi mamme, quelle sempre, e siamo tutti insieme, ci facciamo compagnia. Niente, io vi dico solo se volete assaggiare, come sempre. Vuoi assaggiare? Se siete arrivati fin qui, commentate con cannella, ci vuole la cannella. Va bene. Alla prossima! Ciao!